Ieri c'è stato un tavolo anche per quanto riguarda il riconoscimento di coppie, dei figli di coppie omogenitoriali. Ci può dire com'è andata, quali prospettive ha? Beh, è chiaro che le famiglie e i loro avvocati continuano a reiterare la proposta, la necessità di un riconoscimento. Ora, di nuovo, materia in divenire. La ministra Roccella ha fatto delle aperture sul fatto che coloro che hanno già avuto una registrazione si facciano spese di sanatoria, però evidentemente non è quello che accontenta queste famiglie. Ne voglio parlare anche col prefetto in questi giorni, perché è chiaro che è una materia appunto in divenire. Ad oggi noi possiamo legalmente registrare, come sapete, i figli di due donne nate all'estero e nient'altro, però abbiamo le famiglie che ci chiedono, quindi di nuovo materia su cui Milano in sé non può nulla, ma possiamo essere propositivi.